Vinto le arene. Se già vinto euro mi mettesto quella scheda. La testa. Ah, 5 euro. Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. È Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita Palizzi-Bovese. Siamo nel campionato di prima categoria, girone D. Attacca la Bovese. Tiro. Prima grossissima occasione per la Bovese, capitata sui piedi di Romeo. Bovese, casacca bianca ovviamente alla destra dei nostri teleschermi, Palizzi casacca nera alla sinistra. Passo a leggere le formazioni che sono in campo già da qualche istante agli ordini del signor Giuseppe Florio della sezione di Locri. Palizzi, Serra, Cara, Battaglia, Autolitano, Minniti, Rodà, Polimeno, Bonanno, Maviglia, Palermiti e Romeo. Bovese, Larizza, Ligato, Cuppari, Scordo, Acquaviva, Nucera, Petronio, Norberto, Petronio, Antonino, Profazio, Aronne e Orlando. È stato proprio Orlando e non Romeo, come avevamo riferito, a sprecare la palla dell'1-0 già al primo minuto. È un derby, il derby del San Pasquale, che ritorna, le squadre si sono affrontate per lo più in seconda categoria e qualche volta anche in terza. L'ultimo derby risale a qualche anno fa, 5-6 anni fa, vinsero, se non andiamo errati, una volta il Palizzi e una volta la Bovese. In panchina agli ordini del duo Gianni Valastro, Antonio Stalitano, Gullaci, Cosmano, Proietto, Giuseppe Zirilli, Antonino Zirilli, Stranges e Crea. La Bovese in panchina, Falcone, Carmelo, Romeo, Marino, Iriti, Vadalà, Modafferi e Guglielmini, a disposizione del mister il signor Angelo Paone. Due minuti e 40 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, è sempre 0-0, spiove un pallone, non ci sono problemi per Serra, muove di qualche passo, quindi cede la sfera a Pasquale Minniti, osserva il piazzamento dei compagni e quindi di sinistro cerca di mettere in movimento Maviglia. Bolimeno sovrastato dal suo diretto avversario, palla in fallo laterale all'altezza del cerchio del centrocampo. Sono i minuti di studio, i primi minuti. Si parte con il modulo tattico 4-4-2. Che può diventare ovviamente 4-3-3 o 3-5-2. Palleggia, Battaglia. Finisce col perdere palla. Manovra, Scordo. Questi è Aronne,
è un po' il faro di centrocampo. C'è un fallo rilevato dall'arbitro, il signor Giuseppe Florio della sezione di Locri, a favore della formazione ospite, manovra Aronne, l'interno verso Nucera e a sua volta con l'interno cerca di mettere in movimento lo sgusciante Cuppari, su cui gioca Cara, che mette il pallone in fallo laterale all'altezza della tre quarti campo. 4 minuti e 30, sempre 0-0 a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Campo di casa, si fa per dire, del Palizzi, in attesa della ristrutturazione del vecchio impianto. La classifica Palizzi e Bovese hanno 3 punti a testa. Una vittoria, una sconfitta il Palizzi torna in casa dunque nella terza giornata del campionato di Serie D, pardon, prima categoria, girone D. Fasi concitate della partita. 5 minuti e 50, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo tra Palizzi e Bovese. C'era la Serie D qualche anno fa qui al Mauro Simone di Merito Porto Salvo, ricorderanno gli amici sportivi, la Valle Grecanica. Un'avventura che durò 2 anni. Poi finì con due squadre del campionato di eccellenza che si chiamavano Melitese e Vallata Bacalà di San Lorenzo, scomparse, cancellate con un colpo di spugna. Il calcio a Melito riparte dalla seconda e dalla terza, quest'anno ci sono Borgo Grecanico e Melito Futsal e in terza la calcistica Spinella. C'è un fallo ora ai danni di Maviglia, pardon, di Palermiti. Fallo, calcio piazzato a favore del Palizzi. 7 minuti e 20. Solito schema, grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross. L'arbitro controlla che tutto sia in ordine. Fisco arbitrale, spiove un cross. Attacca il Palizzi. C'è un nuovo fallo e più o meno dallo stesso punto, ma a parti invertite, cioè sul settore di sinistra questa volta. 21 giocatori nella metà campo della Bovese, attacca il Palizzi. Parte il cross, urlo tarzanino da parte del portiere, c'è anche una carica prontamente fischiata dall'arbitro, il signor Giuseppe Florio della sezione di Locri. Fa caldo al Mauro Simone,
non siamo sui 30 gradi, ma non manca molto. Palla in palo laterale all'altezza della linea centrale del campo, si incarica di effettuare la battaglia, cerca di andarsene Maviglia, ha un paio di avversari addosso, finisce col perdere palla, invoca la concessione di un calcio piazzato, è irremovibile l'arbitro sulle sue decisioni. C'è uno scontro a centrocampo. Bonanno e Aronne, due colonne nel centrocampo. Punizione già battuta, scordo in avanti, si trattava di Cuppari. C'è un lancio verso Maviglia, deve uscire la Rizza. Manovra ora la Bovese con questo lancio in avanti. Palla buona, dice l'arbitro. Ottima occasione per la Bovese ed è la seconda. Ci ha messo una pezza davvero provvidenziale Cara, che ha salvato Capra e Cavoli con quell'intervento quasi risolutivo, perché il pallone aveva preso la direzione nell'angolino basso alla destra del portiere. Grossa occasione per la Bovese dunque, che fa seguito a quella capitata al primo minuto. Il Palizzi ha risposto con due calci piazzati che però non hanno sortito effetto alcuno. Non riesce ad addomesticare. C'è il primo cartellino. Giallo combinato a Cara. Istinto del portiere, ma portiere non è, lui è terzino. E si becca un cartellino. Tutto questo al 12:20 nel corso della prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Merlo Porto Salvo. È sempre 0-0 tra Palizzi, casacca nera, e la Bovese, casacca bianca. Un lancio apparentemente senza problemi, una punizione di Aronne che non ha ingannato Serra, era indirizzata perde l'attimo buono Polimeno, classe 99. È arrivata una bella folla qui al Saverio Spinella di Merlo Porto Salvo per assistere a questo grande confronto che vede di fronte il Palizzi e la Bovese. Invoca la concessione di un calcio piazzato, il giocatore palizzitano non è dello stesso avviso l'arbitro, giganteggia Melliti. Palla e c'è un fallo
non il cartellino come chiedeva il giocatore palizzitano, non è dello stesso avviso l'arbitro il signor Giuseppe Florio della sezione di Locri, che rimane irremovibile sulle sue decisioni. È un frangente favorevole al Palizzi, che si catapulta in avanti con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti, nel tentativo di sbloccare il risultato. Siamo al quarto d'ora del primo tempo, parte un tiro cross che si spegne a bordo campo. Non ci sono problemi per la Rizza, che va a sistemarsi il pallone sul vertice sinistro dell'area piccola, lo scambia con il compagno di linea e questi con il sinistro cerca di mettere in movimento Petronio, uno dei due Antonino, l'altro è Norberto, rimane dolorante a terra, palla in fallo laterale, cavalleresco gesto da parte dei giocatori palizzitani. Fino a questo momento siamo al quarto d'ora del primo tempo, il Bonton regna sovrano in campo. Volano le bottigliette di bocca in bocca. Fa molto caldo ancora, ma è anche vero che il calendario ci ricorda che siamo ancora in estate. Palla che spiove nelle retrovie palizzitane. Manovra il solito Minniti Pasquale. Piccolo Facchetti di provincia. Cerca di andarsene. Maviglia commette fallo a parere dell'arbitro. 16 minuti e 30, 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Siamo nel campionato di prima categoria, girone D. Si distende la Bovese. Bovese che a titolo di cronaca ha avuto due ottime occasioni per sbloccare il risultato. La prima ha cincischiato Orlando solo davanti al portiere, la seconda una staffilata dal limite che è stata intercettata da Cara e poteva fruttare l'1-0 per la Bovese. Non è una partita scintillante, effervescente, frizzante, è sempre un derby. E poi ancora siamo alla terza giornata del campionato, quindi per il calcio spettacolo ci sarà sicuramente tempo. Più là, verso novembre forse. ...18 minuti nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Risultato ad occhiali. Orlando. Controlla che tutto sia in ordine l'arbitro, opta per una rimessa laterale già battuta, questi è Rodà. Romeo allarga per Cara sul settore di destra,
c'è un tiro cross effettuato da Bolimeno, classe 99. Siamo quasi al ventesimo, è sempre 0-0 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo tra Palizzi e Bovese. Siamo nel campionato di prima categoria, girone D Calabria. Tutto regolare per l'arbitro, al domestica Ronne, limite dell'area, entrano in due, perde palla, questi è Polimeno. Rimane dolorante a terra un giocatore del Palizzi. Potrebbe trattarsi di Rodà, il capitano della formazione palizzitana. Accorre il massaggiatore, chiamo io se c'è bisogno, dice l'arbitro. Ritorna sui suoi passi il massaggiatore di casa, si prepara a rimettere Cuppari verso Nucera, che sparacchia in avanti e va a prendersi uno scosciante applauso, a sottolineare la cavalleria che, come dicevo, regna sovrana. Nonostante si tratti sempre di un derby, l'arbitro ferma il gioco e assegna un calcio piazzato a favore della formazione boviciana, tra virgolette. Commette fallo Orlando su Minniti e allora Rodà imposta, ha già liberato la difesa della Bovese, spedisce in fallo laterale Bruzzese. Rimessa già battuta, favore ricambiato a stretto giro di posta. Questi è Minniti, Rodà, c'è un colpo di testa da parte del Baby Cara, ancora lui. Protegge Petronio, c'è un tiro cross sul quale arriva con un attimo di ritardo Orlando, o d'anticipo Serra. C'è un lungo lancio, questi è Cara, classe 96, circondato da due o tre avversari, finisce col perdere palla, ancora Cara in slalom, questi è Petronio, limite dell'area, entra in area, va al tiro Petronio,
va lungo disteso Minniti. C'è una protesta da parte degli hooligans e skinhead bobiciani, accorsi numerosi dalla vicina Bova Marina per assistere a questo grande confronto. Non riesce a recuperare questo pallone sgusciante sul settore di destra Polimeno. Si gioca quasi in surplus al piccolo trotto. Le squadre comunque hanno carburato. Siamo al 25esimo del primo tempo, quindi c'è da aspettarsi qualche cosa di più. Si rialza Provazio, questi è Acquaviva e poi lascia al compagno di linea Nucera. Col suo interno destro cercava di mettere in movimento Cuppari. Pallo laterale già battuto. Maviglia sostiene di essere stato pressato in maniera irregolare. Non è dello stesso avviso l'arbitro. Attacca la Bovese. Commette fallo. Accorrono un po' tutti i compagni e avversari intorno all'arbitro. Prova a rialzarsi il giocatore rimasto infortunato. Si può proseguire. 26-50, 0-0 a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo tra Palizzi e Bovese. Siamo nel campionato di prima categoria, girone D, Calabria. Questi è Rodà. C'è un lancio che si perde oltre la linea di fondo. Aronne chiama in causa la Rizza, che prova a mettere in movimento i propri compagni sulla linea di centrocampo. Manovra Aronne, finisce gamba all'aria. Ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dall'arbitro, il signor Giuseppe Florio di Locri, a favore della formazione bovese. Si è abbattuta. Aronne prova a saltare un avversario. Punizione per la Bovese da posizione errata. Aronne ...28-30 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. Contropiede, cerca di andarsene Autolitano. Il lancio su Maviglia non è
preciso. Subisce fallo Buonanno. Questo è Rodà. Parte un lancio, palla che si impenna, si aiuta come può. Sotto gli occhi dell'arbitro, finisce a terra un giocatore palizzitano, si tratta del mezzo sinistro Palermiti. Accorre il massaggiatore questa volta su invito dell'arbitro, con la sua magica bomboletta spray capace di fare miracoli. Arriva anche un altro dirigente per sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto a terra. Si tratta del mezzo sinistro Palermiti, classe 93. Claudicante si avvia verso la linea laterale al rigore di regolamento, dovrà attendere l'ok dell'arbitro per poter rientrare sul rettangolo di gioco. Punizione già battuta, manovra la Bovese con acqua viva. Questi è Scordo, perde palla. Palla che penetra nelle retrovie e si spegne tra le braccia di Serra. Partita vara di soddisfazione fino a questo momento. Cerca di infilarsi, riesce in qualche modo, elegante disimpegno di Pasquale. Minniti, applaudito dai Warriors di fede palizzitana. Cercava di andarsene Petronio, ci ha messo una pezza in questo frangente Cara e arriva così il primo angolo della partita a favore della Bovese. 32esimo del primo tempo, risultato ad occhiali al Maro Simone di Melito Portosalvo. Parte un lungo cross anticipa tutti i compagni avversari, capitan Buonanno, che spedisce in palo laterale. C'è un gesto di reazione, ecco le mischie furibonde, finora hanno dormito, è bastato un fallo duro ma
avete visto le famose zuffe. Una mischia furibonda che ha scatenato le ire dei 22 giocatori più quelle della panchina, a parte i campesinos, peones e aficionados assepati sulla tribuna ben numerosa, nell'ordine delle centinaia. È tantissimo tempo che non si vedeva una folla così strabocchevole, si vedeva solo ai tempi dell'eccellenza e della Serie D. Vedete che ancora gli animi non si placano. Momenti concitati, siamo al 35esimo del primo tempo, sul risultato di 0-0 è bastato un fallo a centrocampo per scatenare le ire. E gli ultras dei contras, ma anche degli stessi giocatori. C'è stato il secondo cartellino. E finalmente il gioco riprende con questo lancio di Rodà. E la rimessa laterale conquistata dal Palizzi. Non ci sono problemi per il guardiano Boviciano, si tratta di Larizza che d'interno destro cerca di mettere in movimento . C'è un nuovo fallo. Partita molto fisica, predomina l'agonismo, quasi assente la tecnica. Il nervosismo serpeggia qua e là da qualche momento, dal 34esimo 33esimo nel primo tempo, con le squadre sullo 0-0. Restituito il pallo, si può riprendere con la Bovese che attacca sul settore di destra. Subisce fallo Danilo Romeo, punizione già battuta ma la posizione errata. Rettifica l'arbitro, il signor Giuseppe Florio di Locri. Partita, si diceva, molto valida sul piano atletico e agonistico,
ma non su quello tecnico. C'era stata un'ottima intuizione da parte di Bonanno, uno dei veterani esperti. Che proprio su questo terreno, quando militava nella Melitese, disputò bellissimi campionati. Si sgancia gara. C'è un cartellino anche per Petronio e il primo fallo non fa sconti l'arbitro. Quarantesimo del primo tempo, non si è visto granché sul piano della scherma e dello spettacolo, né su quello tecnico squisitamente. Questa volta c'è un altro cartellino, l'arbitro da qualche istante, questa volta ai danni di Romeo, e qui cominciano a fioccare i cartellini come la neve a Courmayeur, Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo. Siamo già a 4-5 cartellini, la partita si è incattivita a partire dal 33esimo. Una serie di falli, alcuni sanzionati anche col cartellino. Grossissima occasione, è arrivato con un attimo di ritardo Orlando, aveva fatto una giocata strabiliante, una delle sue. Perronio, l'enfant prodigio del calcio bovese, aveva mandato fuori giro un paio di difensori, ma Orlando è arrivato con un attimo di ritardo per la deviazione a rete. Bonanno con questo lungo lancio verso Maviglia, anticipato da Pacetta, Cupari. Fallo laterale all'altezza della tre quarti campo. Attacca il Palizzi. Tutto regolare per l'arbitro. Prova a rialzarsi Minniti. È tutto ok. Si può proseguire.
Restituisce il pallo alla formazione bovisiana. 44-30. Subisce fallo Bonanno. Sanzionato con questa punizione sulla tre quarti, poco oltre la linea centrale del campo. Il solito Stefano Rodà. Parte un cross. Va in presa aerea la Rizza. Poi di collo piede. Cerca di mettere in movimento e questa volta a subire fallo è Romeo, che viene preso per la collottola letteralmente, e si accende un'altra mischia furibonda sia in campo che sugli spalti. Nuova mischia furibonda. È un po' la caratteristica dei derby. Peggio se poi è quasi una stracittadina. Palizzi e Bova sono separate dal torrente San Pasquale. Bova Marina. Per distinguerlo dall'altra Bova. Arriva un altro cartellino. È il numero 8, Petronio Antonino, dovrebbe essere il cartellino numero 6. Se non andiamo errati, o 5 o 6. Nel primo tempo, poi nel secondo, se continuerà di questo passo, si andrà ai cartellini rossi. Parte il tiro di Rodà. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. L'ultima occasione per il Palizzi con questo tiro su calcio piazzato di Rodà. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 0-0. Ringraziamo per la cortese attenzione, a risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo. Linea allo studio centrale, e cioè al regista Dario Amodeo.